adesso vediamo insieme un'altra funzione di Meet, importante per noi, ovvero come presentare il nostro schermo agli alunni. Questa funzione ci può essere utile proprio perché in questo modo potremmo utilizzare il nostro PC come una vera e propria LIM. Come prima cosa accediamo a Meet, quindi accediamo ad una videoconferenza che abbiamo già predisposto. Ed ecco qua, io qui mi trovo uno studente di prova. Adesso lui ha la telecamera spenta, perché ovviamente sono sempre io. L'accendiamo, questo è quello che si vede. E togliamo, ecco qua. Questo è il nostro studente di prova, così vediamo anche in che modo ci visualizzano i nostri alunni. Presenta ora, ecco qua in basso a destra c'è questa possibilità. Se io clicco qui, vengono fuori tre opzioni. La prima è quella di presentare lo schermo per intero, la seconda di inserire solo una finestra, la terza invece è quella di presentare una scheda di Chrome. Premetto una cosa, prima di avviare una videoconferenza, se noi sappiamo che vogliamo condividere con i nostri alunni un PowerPoint, un file di Word, non so, un video, un audio, una qualsiasi cosa, è bene prepararla prima. In questo modo non abbiamo difficoltà nell'andare a cercare. Vi spiego perché. Allora, se io clicco su Condividi il tuo schermo, ciò che appare è questo. Appunto il mio schermo pronto per la condivisione. Faccio un bel clic con il cursore, attendo quindi che la scritta condividi sia blu, vado su condividi e comincio a presentare. Ecco qua, stai presentando il tuo schermo. Il mio alunno, pertanto, io infatti lo vedo da qua che ho il cellulare collegato con l'altro account, sta visionando tranquillamente il mio schermo per intero. Se voglio interrompere, posso andare qui su Interrompi presentazione, anche qui in basso sul link che si apre. Io clicco su Interrompi presentazione e ho interrotto la presentazione. Se invece voglio presentare una finestra, quindi un PowerPoint, una cartella, vedete qui adesso io ho diverse cose aperte, basta andare su quello che io voglio condividere, clicco su Condividi che è diventato di nuovo blu e comincio a presentare nuovamente. Ed ecco qua, gli alunni quindi vedranno ciò che noi stiamo presentando. Interrompiamo nuovamente la presentazione e andiamo a la nuova opzione offerta da Meet, che è quella che ci interessa maggiormente, ovvero un'opzione in grado di condividere con i nostri alunni anche l'audio del nostro computer. Come vi ho detto prima, e come vi ho detto prima, è importante avere già aperto tutto ciò che noi vogliamo condividere. In questo caso io ho scelto un filmato sull'inferno di Dante, vedete, inferno MP4, quindi è un video, e invece l'audio lettura del 5 maggio. Cominciamo dall'inferno. Quindi io clicco sull'inferno perché ho deciso di condividere con i miei alunni questo filmato, vado su condividi ed ecco qua, appare questa schermata che è proprio quella dell'inferno. Vado su play. Adesso il mio alunno sta ascoltando non Notte soltanto tra il giovedì 7 e filmato, venerdì 8 ma aprile abbassiamo del un po' il volume, 1300. vi faccio Un uomo sentire si è quello che perso in una sente selva, l'alunno e quasi poi lui inconsapevolmente. sente anche la mia È voce Dante nel caso in Alighieri, cui io voglio ma il suo smarrimento nella contestare, selva, ok? allegoria del Per peccato, interrompere potrebbe blocco essere quello di ogni. filmato e vado su interrompi. A questo punto ritorno sulla videoconferenza ed è tutto come prima. Se io invece voglio presentare all'alunno solo un file audio, vado su scheda di Chrome, clicco sul file che ho preparato in MP3, quindi è solo un audio, vado su condividi e in automatico compare la schermata dell'audio. Vado su Di play e Alessandro Manzoni. l'alunno comincia ad Ehi fu, ascoltare la siccome immobile, dato l'audiolettura il mortal dal sospiro, sospiro, stai. interrompo, ecco qua, e ritorno alla videoconferenza.
È molto semplice. Nel caso in cui abbiate delle difficoltà, io resto a disposizione. Grazie, alla prossima!